due fine settimana, sabato 30, domenica 31 gennaio, sabato 6 e domenica 7 febbraio per lo screening di massa a Lanciano. Sindaco Mario Pupillo, come vi organizzate? Allora, quattro sedi che svilupperanno 12 file per cercare di raggiungere il target che ci è stato proposto di 14.000 tamponi in queste due settimane. È chiaro che è un impegno notevole, le sedi sono la Fiera di Lanciano, quindi ringrazio il Presidente Franco Ferrante, poi il nostro Palazzetto dello Sport, il Palamasciangelo nel quartiere Santa Rita e due sedi qui nel foyer del Teatro Fenaroli per gli abitanti del centro Lanciano. È chiaro che è stato un impegno notevole perché si basa tutto sul volontariato, quindi l'aspetto sanitario di sollecitare la partecipazione l'abbiamo condiviso con il distretto sanitario, ringrazio la dottoressa Rosato, Manuela Rosato, che si è impegnata tantissimo. In più abbiamo sollecitato i nostri dipendenti comunali a partecipare, soprattutto poi il COC con il volontariato e la protezione civile, che ringrazio perché la risposta è stata più che buona. Questo screening è molto importante in un luogo, come ha definito il direttore generale Thomas Schell, presente in conferenza stampa, in un luogo complesso come Lanciano. Dottoressa Manuela Rosato. Sì, è proprio così. Inizieremo quindi il 30 e il 31, questo primo fine settimana e poi il successivo, proprio perché Lanciano, unitamente agli altri sette comuni della provincia, risulta sulla base di dati epidemiologici precisi ad alta contagiosità. Che significa? Il dato deriva da dati che sono il numero dei positivi che abbiamo avuto nel tempo, il numero di focolai attivi nell'area, la positività dei test e l'essere un crocevia di attività plurime. Abbiamo centri commerciali, scuole, istituti, quindi sull'area convolgono diverse professionalità. La particolarità di queste giornate sarà quella che lo screening sarà affiancato da una postazione del 118 che effettuerà seduta stante il test molecolare di conferma a coloro che dovessero risultare positivi. Si tratta di uno screening gratuito, possono partecipare tutti i cittadini con età superiore ai 6 anni, non è necessaria la prenotazione e non si deve chiedere alcuna impegnativa al medico di famiglia.